Grazie per l'accoglienza, dirò che sono anch'io felice di essere qua e di adempiere di una richiesta del dottore, del professore, che è data già dall'anno scorso, alla quale andavo a rispondere perché aspettavo un'occasione che aiutasse a finanziare questo viaggio a Malta. Questa occasione è venuta, capitata proprio in questi ultimi giorni. Così ho chiamato il professore, pronto a venire a Malta e conoscere gli amanti del bel canto. Ecco, questa con tanta gioia. Vogliamo iniziare? Sì, senz'altro, grazie maestro. A distanza di 41 anni dal suo esordio scaligero con una stupenda Manon, che cosa prova un cantante in un momento simile? Vorrei dire, che ricordi serva di quella prima esperienza alla Scala? Il ricordo più vivo è quello di non aver avuto paura, insomma, di un esordio di questo genere, il punto d'arrivo. Immaginavo di avere una grande paura di affrontare questo pubblico che Caruso definiva il pubblico che faceva tremare gli artisti. Infatti la Scala, più che un pubblico, è un tribunale, almeno lo era. Quando facciamo riferimenti, come mi ha spiegato la professoressa, laudatores temporis acti. Non c'è la professoressa? Non c'è? Sì? Laudatores temporis acti. Io sono uno di quelli, lo dico subito, perché credo che tutti quelli che hanno vissuto parecchio amano prima di tutto il periodo della gioventù. È tutto sempre più roseo, tutto più giustamente, no? Però la verità è questa, che avendo un atto di nascita pericoloso a denunciare, perché vai in là, vai indietro, diciamo, indietro. Però ti offre anche il vantaggio di aver vissuto epoche diverse, abitudini diverse, gente importante come i grandi compositori. Ho conosciuto Mascagni, ho conosciuto Giordano, Cilea, ho cantato per il Pizzetti, anzi il Calzare d'Argento è stato una delle sue ultime opere in prima mondiale, queste cose. Il fatto di essere anche nati parecchi anni fa ha i suoi vantaggi, e questo è di aver conosciuto, appunto, di aver vissuto con dei personaggi indimenticabili: Toscanini, De Sabata. Ma di queste cose ne parlerà poi il nostro amico, che è il signor Cicluna. Cicluna, Cicluna. Siculo. Ecco, quasi, insomma. Ecco. Anzi, lui mi darà il là queste cose, perché io ho poca memoria. Tutto è passato così in fretta, no? Avevo cominciato a cantare già a 16 anni, 17 anni. Vinto i primi concorsi, anzi l'unico, che allora era un grande concorso di canto, era prima provinciale, poi chi vinceva nelle province arrivava a Firenze, e nelle finali io ho vinto due volte. La prima volta ho vinto, ma sono stato scartato perché non avevo i limiti d'età, avevo 17 anni e mezzo. Poi sono tornato, vinto ancora un'altra volta, ma non ho preso la borsa di studio perché al momento del concerto finale mi sono raffreddato. Destino che non dovevo studiare molto, in fondo, ecco. Borsa di studio non andava bene per me. 18-19 anni, poi la guerra, e dopo 3 anni di servizio militare, la Svizzera, internato militare, però liberato quasi subito, perché queste, le corde vocali sono un passaporto che non ha scadenze, non ha bol, niente. Se uno canta trova tanti amici sempre. Così sono entrato in Svizzera e lì è cominciata la mia grande carriera. Non quella operistica, ma insomma, la carriera di cantante, al punto che quando morì Roosevelt, l'ambasciatore americano mi chiamò. Io ero in un campo di internamento militare, c'era anche Fanfani, fra l'altro, sì, molti politici,
Mataloni, sovrintendente della Scala, campo universitario di Losanna, mi chiamò per cantare, per celebrare un'Ave Maria di Gounod nella cattedrale in memoria di Roosevelt. Ecco, questo ero ragazzo, ma già in questa Svizzera avevo fatto avuto molta fortuna. Ecco, poi subito nel 1945 sono tornato in Italia, ho studiato qualche mese così con Montesanto. E poi la carriera, 46 debutto a Reggio Emilia, tutto è passato così in fretta che io non dovrei scrivere un libro di memorie, ma memorie non ne ho, non lo scriverò mai. A proposito del suo maestro, anche lui venne a Malta, no? Il maestro Luigi Montesanto, sì, era un baritono, ha cantato a Malta. Sì, sì. E lui ha debuttato con Caruso nel 1915 nei Pagliacci al Teatro Dal Verme a Milano. E questo lo ricordo perché è mio maestro. Ecco, ricordo di più le cose degli altri. Certo. Bene, la passiamo alla seconda domanda. Tra i dischi commerciali e quelli live, registrati dal vivo, la discografia di Giuseppe Di Stefano comprende almeno una ventina di edizioni di opere complete. In questa raccolta, tra le pietre del Paragone, si possono segnalare il Requiem di Verdi, registrata agli inizi della carriera con Toscanini, la ben nota Tosca del 1953, diretta da De Sabata, con Maria Callas e Tito Gobbi, Lucia, Berlino, sotto la direzione dei Karajan, insomma, eccetera, eccetera, e così via. Ma qual è la registrazione discografica che è rimasta più vicina al suo cuore? Beh, io sono nato in un'epoca dove già il verismo era in atto, Caruso è stato quello che ha aperto questa strada, appunto perché era nato con Puccini, con Leoncavallo, il verismo in sostanza. Però avendo una voce lirica, lirico leggero, così, ho cantato Massenet, ho cantato opere leggere, Il Barbiere di Siviglia, Faust, cose che servono perché per uno che deve arrivare a cantare poi opere più, non dico drammatiche, ma veriste. Per cui il mio istinto mi porta al verismo, essendo nato come tenore nel 1946, no? Amo il verismo, amo la parola, e allora io dovrei dire che canto, tutto quello che canto, che ho cantato, è perché mi piaceva cantarlo, ma che Puccini è quello più vicino al mio temperamento. Sì. Poi anche c'è il notissimo Faust del 49 al Metropolitan, sono degli dove lei si permette anche di filare un do acuto, se non mi sbaglio. Si vede che il Padre Eterno ha voluto essere molto generoso con me, mi ha dato tutte queste possibilità, no? di fare anche questi espoi, che sono delle cose quasi soprannaturali, però non è che ci voglia molta intelligenza, ci vuole tanta fortuna avere uno strumento che si piega a queste cose. Uno, quando mi chiedevano come fai a smorzare questo do, dico, ma sai, io prendo un lunghissimo fiato, poi quando non ne ho più canto piano. Lo smorzo, A proposito di quella serata, che ricordi serba di quella serata al Metropolitan e degli anni del Met? Degli anni del Met, la cosa che ricordo è il mio debutto, perché quella sera io non stavo bene, ero arrivato così e all'ultimo momento, un giorno prima di debuttare, è successa una cosa che mi impediva di usare tutto il mio diaframma, la forza, così un malessere che poi per fortuna passò dopo il primo atto. E allora mi ricordo il mio maestro Montesanto, palermitano, sai, con arabo, sì, sangue, come si dice in spagnolo, caliente, troppo facile caliente, come dice Verga in Malavoglia, no? Sangre arabo in venas andalusas. No, non è così.
dopo mi verrà in mente dopo. Comunque questo Luigi Montesanto era bellissimo, lui stabile, c'era un gruppo di cantanti che erano di un'eleganza straordinaria, delle figure stupende, però era appunto molto arabo. E arrivando a New York, lui aveva cantato anche con Toscanini naturalmente, però Toscanini fu lui a cercare Montesanto, e Montesanto si alzò al telefono convinto che era il figlio, no? Ciao Walter, e poi si mise a tremare, maestro, è lei, non è possibile, non è possibile. Insomma, ecco, Toscanini telefonava perché aveva sentito questo disco, che fu uno dei primi dischi che io registrai per l'EMI, e mi volle per il cinquantenario del Requiem di Verdi. Ma naturalmente ricordo il debutto a Metropolitan perché per via di questo malessere che mi impediva di cantare, che però per fortuna passò, e dovete aspettare fino alla romanza del secondo atto, farmi vedere lacrime per ottenere un consenso generale. Allora Montesanto, che era svenuto così dietro le quinte, quando ha sentito il successo di questa romanza, si è svegliato. Adesso possiamo aprire le valigie. Ecco il debutto. Naturalmente questa partecipazione al Requiem di Verdi con Toscanini è una delle tappe più importanti della mia carriera. Sì. Il lirico di Stefano, delle Manon, degli Elisir d'Amore, dei Pescatori di Perle, ha forzato il portone del regno del tenore lirico spinto, cantando Gioconda, Aida, Trovatore, Carmen, Turandot. Questo passaggio, questo progressivo addentrarsi in un repertorio del tenore lirico spinto, fu dovuto a che cosa? Troppa generosità da parte sua? Vede, in quegli anni il mondo dell'opera, dei cantanti, era circondato da molte frasi convenzionali, come dire, dai, non si può cantare tutte le sere, un tenore deve riposare, cantare una sera, riposare due giorni, come se fosse un parto, capisci, una cosa di questo genere. Sì. Oppure altre cose, c'era il tenore leggero, il tenore zanzara, il tenore, come nella box, il tenore pesi piuma, questo c'era in quell'epoca lì, per cui il tenore spinto faceva solo le opere del tenore spinto, il tenore leggero naturalmente doveva fare. Ma qualche anno prima invece c'era un certo Roberto Stagno che cantava tutto. Quando nei teatri comandava Verdi, quando nei teatri c'erano i grossi geni che allestivano le loro opere, il tenore era tenore, poi se avesse avuto una voce piccola, una voce grande, il fatto espressivo era importante, insomma, di dare un'emozione. Ci sono voci grandi che non dicono niente, ci sono le voci piuttosto piccole come quelle di Schipa, che proprio nell'invettiva della Lucia sollevava il teatro con una voce piccola. Per cui non c'erano queste distinzioni che sono venute dopo. Adesso anche i tenori di oggi dimostrano che cantano Trovatore, come Pavarotti, adesso canterà l'Elisir d'Amore, ma ha cantato Trovatore, ha cantato opere impegnative. Quante volte mi ha detto, il Trovatore, non lo canto più, questo Trovatore, troppo forte, non lo canto, però continua a cantarlo. E non so, è Aida, Domingo canta un tenore lirico che canta tutto. Non è voce da Otello, ma lo canta bene, e perciò lo ha cantato dappertutto. Queste cose del tempo passato appartengono a una certa critica che non si è ben definita, non sa ancora in che epoca si vive, o che non conosce bene il melodramma, perché il fatto è così, allora si cantava tutto. Naturalmente cantavano tutto anche perché prima del repertorio verista c'era il repertorio lirico, romantico, per cui il cantar bene, Rossini, Donizetti, cantando queste opere, cantando il classico, Bellini, arrivavano poi a creare uno strumento che poteva affrontare la parte drammatica, ma col cantabile del classico, avendo già costruito una cassa armonica, fiato, diaframma irrobustito, ma con uno strumento, diciamo come un pianista che fa gli studi classici, poi si dedica al jazz. Ecco. Qui. Ecco, questo qui, uno per arrivare a cantare opere spinte
le deve cantare avendo fatto degli studi classici, cioè Rossini, come ha detto Bellini, Donizetti. L'Ottocento. L'Ottocento. Per cui non, questa, questo passaggio naturale in tutti i tenori, si cominciano da giovanissimi, no? Avevo un visino così, pesavo 63 kg, cantavo la Manon di Massenet. A 80, 85, 90 cantavo Chenier, cantavo. A proposito, in un articolo pubblicato anni fa, Giorgio Gualerzi dice, fra l'altro, a Di Stefano del fattore tecnica, ad essere sinceri, non è mai importato nulla. Poi più tardi, in una trasmissione radiofonica, lei asserisce che chi si dedica troppo allo studio della tecnica finisce per perdere di vista la naturalezza o l'istinto creativo. Insomma, non c'è quell'abbandono al personaggio. Ma questo ragionamento dà o non dà ragione a Gualerzi? Tanto Gualerzi non canta. Io ho parlato, avendo conosciuto, no, Caruso purtroppo non l'ho conosciuto perché io sono nato il 24 luglio del 21 e lui è morto il 2 agosto del 21. Ah, però sì, sì. Gigli, il suo erede, la voce più bella che sia esistita dopo Caruso, è il cantante che cantava 24 ore al giorno, perché io l'ho visto cantare al mattino, pomeriggio, la sera, al ristorante, faceva la recita, poi cantava sempre, no? Perciò, a parere di tutti, il più grande tecnico, perché stava sempre bene, mi diceva lo stesso Montesanto, ieri sera ha cantato, non c'aveva un filo di voce, però ha cantato lo stesso. Il giorno dopo era un brillante, come se guarito improvvisamente, cioè superava un fatto, un raffreddore, così, con questa sua grande tecnica, con questa sua grande salute, perciò il più grande tecnico che esiste. Allora io dirò subito che ho conosciuto Gigli, naturalmente ne parlo con gioia perché l'ho già accennato prima al mio incontro con Gigli, e avendo cantato poi nella stessa stagione a Rio de Janeiro, sono salito in palcoscenico durante l'intervallo e gli ho detto: maestro, ma c'è un segreto in questa professione, c'è una tecnica. E fa: sì, sì, c'è una tecnica, c'è un segreto. Qual è, qual è? Allora ti dirò, io sono in albergo, sto bene, vado in teatro e canto male. Oppure sto in albergo, sto male, vado in teatro e canto bene. Questa è la tecnica. La tecnica è uno strumento naturale, come il nostro. Qual è? È quella di cantare bene. Tu non puoi cantare bene senza avere un'idea del modo di far salire questi suoni. Non c'è un angolo di adesso la faccio, stasera lo sto bene, la faccio uscire di qua, capito? Tanto che è l'esercizio, insomma, di fiato, come un nuotatore farà esercizi, il cantante fa esercizi di fiato, ma non c'è il sistema, insomma, la tecnica a cui alludono questi, gli mette la voce nel naso, buonasera, capito? Ma questo lo possono fare tutti, capito? Che non sono pagati, però, solo che non sono il tempo d'oggi non offre loro l'aiuto dei vecchi direttori d'orchestra che amavano i cantanti, sorridevano mentre si calava, lo aiutavano, anzi, aiutavano il cantante, respiravano con il cantante. Oggi sai, sono loro che fanno un sacco di gesti, capisci? Ma non c'è questa scuola di canto, questo è un guaio per i giovani, ma che possibilità, di possibilità ce ne sono tante. Di primo rango, non mi riferisco a Pavarotti o a Domingo, ma ai giovanissimi. Se lei è d'accordo, a che cosa attribuisce questa grande carenza? Ma le ragioni possono essere varie, non so. Per tutto, allora se devo parlare da professionista, come sono in questa sedia, devo dire che è come Furtwängler, che è un libro, per me è un Vangelo questo libro di Furtwängler, che dice delle cose esatte che io se parola. Oggi si fa solo suono, per cui la respirazione, per cui il cantante non si sviluppa vocalmente come si sviluppavano una volta, per cui
cominciavano pure con delle vocine, voci liriche, appena appena, poi cantando in questo modo a pieni polmoni, diciamo, per semplificare, e graffiando, in questo modo le voci si sviluppavano. Oggi, vedi, invece no, siccome sono preoccupati, mi dicono, c'era la prova di Boemio, guarda che Pavarotti sta litigando con questo grosso maestro tedesco, austriaco, articolazioni, le voci si sviluppano. Per me questa è la diagnosi esatta di questa penuria, non di voci, ma penuria di sviluppo della voce attraverso la carriera, mancanza di sviluppo. Quelli che aspirano semplicemente di pensare che non basta solo la voce, che le voci ce ne sono, ce ne saranno sempre, ma di preoccuparsi se si ha questo istinto al canto, questo proiettare immagini, questo pensare più al poeta, capisci? Anzi, bisogna allontanarsi dalla tradizione del passato, capisci? La tendenza è questa, perché così, oggi è così, denaro, fate, via, 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 tanti, tinta, tanti, di questo genere. Allora il denaro non contava niente, ma il Toscanini, guardare che hai questa voce, ma soprattutto constatare che hai questo istinto per il canto. Io accennavo stamattina che la Rusconi mi ha commissionato un libro sull'arte del canto, dovrebbe uscire in ottobre, ma io ancora non ho cominciato perché non so cosa scrivere. Io potrei solo raccontare delle cose così, ma scrivere l'arte del canto. L'arte del canto per me il libro ideale sarebbe prima pagina, cantante si nasce. Seconda pagina, cantante si nasce. Terza pagina, cantante si nasce. E arrivare alla 150esima con delle belle fotografie, mentre canti, con Serafin che ti dà un consiglio, o De Sabata, ecco, con queste che parlano di un'epoca, e attraverso una fotografia capire che questi maestri si preoccupavano e conoscevano, perché sono nati con Mascagni, sono nati con Puccini, sono nati con Verdi, capisci? Cioè, l'arte del canto la conoscono loro, ed è una cosa che non si può andare a casa a ricordi, mi dia 3 kg di temperamento, non so. non si può comperare, perciò cantante si nasce e poi all'ultima pagina cantante si muore. Ecco, questo sarebbe un libro divertente se, mettendo delle belle fotografie, qualcosa di questo genere, ma dire allora si abbassa la laringe, le narici si dilatano,